di Bentornati sul canale, sono Gary e questo è un nuovo video. Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul canale. Ciao. Oggi siamo qui di nuovo riuniti nella casa del signore per una sfida col cibo di 24 ore. Lo so che la stava ad aspettare e io mo ve la sta a regalare. Ma prima di cominciare con il video, mi raccomando, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale, mettete un pollice in su, commentate e mi raccomando andatemi pure a seguire su Instagram. Perché cosa buona e giusta. È un video che ho visto da diversi youtuber inglesi che seguo. Ho detto nel momento in cui l'ho visto, devo farlo assolutamente. E quindi oggi sono qui a sfidarmi a vedere che cosa succederà. Fra l'altro ragazzi, io devo fare colazione ed è tardissimo, perché sono 1:05. Non ho parole, ma ho dovuto aspettare. Fortunatamente mi sono svegliato tardi, ma sto morendo di fame, perché le cucine dell'app tipo Deliveroo, Glovo, eccetera, aprono a mezzogiorno e 30. Quindi andiamo subito a vedere che cosa posso prendermi per fare colazione. Andiamo su Deliveroo. Io andrei... sì, andrei sul Burger King, va? Tanto per cambiare, prendo sempre il Mac. Vediamo il Burger King che cosa ha di vegano. Per vegano intendiamo quindi tutti quanti prodotti alimentari che non siano di origine animale, ma quindi neanche il latte, il parmigiano, il formaggio, niente di tutto questo. E qua ovviamente vedo tutti quanti i panini, ma non c'è niente. C'ho una fame che me mangerei pure mi zia, che ve dico. Anzi, me le mangerei tutte e quattro. Piadina di mais con ripieno di manzo, ripieno di pollo, ripieno di pollo. Ma qui ci sono le insalate, cioè leggera insalata mista con solo 40 grammi. Ma raga, per colazione, madonna. Le patatine fritte le posso mangiare però. Ok, io direi che prendo gli onion rings, che sono quindi anelli di cipolla, quindi va più che bene. Niente. Ah, posso scegliere anche la salsa. E anche la salsa, io penso di dover prendere solamente il ketchup. La salsa barbecue è vegana? Honey cream mustard, questa sarebbe buonissima. Ma la salsa honey creamy è al miele, quindi ha provenienza animale. No, vabbè. Raga, visto che io non so se la salsa barbecue è una salsa vegana, io prendo solamente il ketchup, non si sa mai. Aggiungiamo al carrello. Quindi prenderei questi che sono cheese bites, questi però hanno appunto il formaggio, quindi no, lette di pollo, nuggets, oddio quanto vorrei, ho una fame pazzesca, ma oddio però ho mangiato delle colazioni. Patatine fritte per forza, sempre solo ketchup, ma l'improbabile di questa situazione. Cioè, il bello è che neanche il pane, perché il pane ha tipo il latte dentro. Ah, scegliamo da bere adesso. Questi sono i dolci che non posso prendere. Allora, essendo colazione io vorrei un succo o anche un tè, dovrebbe andare bene. Penso che prenderò questo qua che è della pesca. Quindi quello che sto prendendo sono anelli di cipolla, patatine fritte e un tè della pesca. Mmm, che buona colazione. Hanno accettato il mio ordine. Non vedo l'ora. Niente raga, penso che sarà veramente l'attesa più lunga della mia vita. Vi pare normale fare colazione all'una e passa? Questa challenge già mi sta facendo impazzire e far uscire fuori di testa. Vi prego Burger King, sbrigatevi. Yes, è arrivato il mio ordine e sto morendo di fame. Quindi andiamo a te a mangiare, sto nervosì. Che bello fare colazione con gli Honor Rings, patatine fritte. Molto bene. Come minimo oggi mi scoppia il fegato. Per mia scelta, perché potevo anche prenderla l'insalatina. Ma no. Tipo, cibo sano. Io, in tutto ciò io sono tornato da pochissimo dalla Sardegna. Per chi mi segue su Instagram ha visto tutte le cose che sono successe. Sono stato con i miei amici Melissa Dani, Riccardo Benedetti, Federica Lì e Ale Hilton. Ci siamo divertiti tantissimo, avete visto anche qualche video. E quello che avete visto è solamente un quarto di tutto quello che è successo. E ovviamente stando in vacanza ho mangiato malissimo. Quindi mi sono tipo appoggiato sugli allori e dopo che mi sono appoggiato non mi sono più rialzato. Questo è quello che è successo, infatti direi che se vede. Infatti io, visto che c'è Riccardo che è comunque praticamente un personal trainer, pensavo che veramente mangiavo bene. Comunque mi sto rendendo conto che ho fatto una gran cavolata a prendere solo due ketchup. Questi sono 11 grammi, cioè che cosa ci faccio con 11 grammi? Scusate. Pronto? Ho uno stomaco da sfamare io qui. Insomma, vi stavo dicendo, pensavo di mangiare bene e invece non è andata così. Che ha mangiato male pure Riccardo e quindi proprio io, ciao, capirai. Poi io mangio proprio in maniera compulsiva perché mi piace mangiare, non è perché mangio perché ho fame. Quindi adesso che devo ricominciare palestra mi devo mettere in testa che devo rigare dritto. Vi giuro, stavo morendo dalla fame. Sto cercando di pensare a cosa mangerò e dove mangerò e a che ora mangerò, perché comunque essendo adesso l'una, prima di un certo orario non mangerò di nuovo. E devo informarmi bene sulle salse, tipo la barbecue e quali altre salse sono vegane, cioè vegan free, che si possono mangiare per questa challenge. Altrimenti divento pazzo, cioè io non posso mangiare solo insalata. Però era veramente un botto che non mangiavo gli onion rings. E sono ancora caldissimi. La cosa più difficile dalla quale voglio ordinare,
che è il KFC, perché voglio vedere che cosa c'è, che cosa si può fare, eh? Quello è tutto pollo, cioè è solo pollo. Quindi, boh, voglio vedere che c'hanno del vegano. E secondo me fare questa challenge è molto interessante, proprio perché si capisce quanto le persone vegane possono mangiare nei fast food. Che se da una parte capisco che siano appunto dei fast food, dall'altra non è possibile che una persona vegana o anche vegetariana possa prendere solamente questo e l'insalata. Io lo farei troppissimo, ragazzi, sapete che top se McDonald's, KFC, Burger King facessero anche tutti i panini vegani, pure tipo col seitan, il tofu, che vi assicuro sono buoni, soprattutto se fatti nella maniera giusta. McDonald's, Burger King, KFC, prego per l'idea. Sarebbe un botto anche a livello economico, perché prendi anche più parte di popolazione. Quindi appunto, visto che questa challenge già mi sta spazzando tutti quanti questi orari, non so se farò spuntini, ma non credo. Penso che appunto ci rivedremo direttamente per il pranzo. Mamma, io già rido. E il pranzo pensavo di farlo al McDonald's, perché dovrò fare dei giri dopo. Quindi credo proprio che andrò lì e vedrò direttamente lì che cosa c'è di vegano. Vediamo dopo. E niente, siamo arrivati in Santa Sede. Santa Sede, arrivo da te! Guardate un po' il caso, abbiamo trovato parcheggio proprio davanti all'entrata. Questo è perché la Santa Sede sentiva che io stessi arrivando, mi ha riservato il posto. Ok, siamo davanti alle macchiette, quindi vediamo che cosa c'è di vegano. Vediamo insalate, cioè... bene. Penso di prendere un'insalata semplice, verde con pomodori. Olio. Vediamo se su Salva Euro c'è qualcosa. Figuratevi. Aggiungo le patatine, perché penso mi vadano. Prendo quelle piccole. Niente, raga. Non c'è niente. Sfiziosità. Parmigiano no. Carotine baby non mi vanno. Bevande e dessert. Rigorosamente Coca-Cola normale. Gelato e dessert ci dovrebbe... Oddio, c'è sta il nuovo McFlurry, ma non lo posso prendere. Sono novità e promozioni, ma non c'è niente comunque in novità, di novità vegane. Niente proprio. Quindi niente, va così. Questo è il mio ordine e la tristezza di prendere una roba del genere al Mac è incredibile. Ma sono contentissimo perché se venite al Mac non vi danno la cannuccia a meno che voi non la chiediate. È una bellissima iniziativa. E niente, rimangerò di nuovo le patatine fritte, perché sì, perché almeno qualcosa di schifoso lo devo mangiare. E poi questa tristissima insalata. Le patatine del Mac comunque non le batte proprio nessuno, sono proprio capaci. Raga, rendetevi conto l'ordine che hanno fatto mia madre e mia cugina? Quanto le sto odiando. Anche io voglio! Veramente una tortura, raga, venire al Mac e non poter prendere determinate cose e vedere gli altri che le prendono vicino a te. Che ve dico? Metto l'olio nell'insalata. Mi fa troppo ride dirlo al Mac, cioè raga, fa troppo ride. È inutile che metti le insalate se poi non fai altre cose per i vegani e i vegetariani. Pomodorini? Sì, perché quella intera non mi andava, perché visto che già stiamo pranzando tardi, non voglio rovinarmi per la cena. Comunque non è la stessa cosa bere la cioè senza la cannuccia, raga. È troppo difficile. L'improbabile di questa situazione è assurda, È veramente una tortura sta situazione, raga, vi giuro. In tutto ciò, stasera che voglio ordinare al KFC, se dovesse arrivare a casa mia tra l'altro, io troverò qualcosa. Spero di trovare veramente qualcosa al KFC, perché altrimenti non mangio e sto... Cioè, sta challenge sta essere più difficile di quella che pensavo, sono molto sincero, Detto questo, finisco la mia tristissima insalata e ci aggiorniamo dopo per la cena, perché non penso proprio che farò uno spuntino. Ok, eccoci tornati. Si sono fatte le 8:20. Decisamente arrivata l'ora di cena. Abbiamo cenato in realtà un po' tardi. Mangiando questo tipo di cose, che sono molto più leggere, riempiono molto di meno. Quindi diciamo che adesso mangerei volentieri. E avevo pensato di ordinare qualcosa dal KFC, come lo chiamano qua a Roma. E purtroppo non sanno di KFC a quanto pare. Allora, ok cari amici e amiche, siamo sulla cosa di KFC, quindi adesso vediamo. Madonna, 30-40 minuti, voglio morire. Vediamo che cosa c'è da mangiare. Ovviamente KFC, raga, è famoso per il pollo, quindi c'è solamente tipo roba di pollo. E cioè non, vedete, di vegano che cavolo c'è? Raga, 6 persone, meno pollo, figurati. Pollo. Menù panini, panino con maionese, insalata, iceberg, cheddar. No, non vabbè. Patatine fritte, raga, non ce la faccio più. Pannocchia. Questa mi piace. 12 gustosi bocconcini di patate e cipolla. Patapuff. Bah.
patate e cipolla li posso mangiare. Salse, qua ketchup raga, perché il resto non so bene, mangerò solo questo io. Bevande, un'acqua frizzante va, che tanto ho bevuto la Coca-Cola a pranzo e meno ne bevo meglio è. Però veramente raga ci stanno solamente ste cose. Prenderei un'altra pannocchia, oddio forse le patatine fritte. Però che mangio 3 volte patatine fritte in un giorno raga? No, piuttosto prendo un'altra pannocchia. Beh, 5 euro di consegna, ma che ve dico? Perfetto, e dai, hanno confermato il mio ordine. Ok ragazzi, eccoci, siamo arrivati ed è arrivato anche il mio ordine di KFC. Quindi apriamo e mangiamo. Che strano odore. L'odore di purè di patate de mensa delle elementari. Questi sono i bocconcini di patate e cipolle. Mai magnari. E qua ci stanno le due pannocchie. Vabbè. E qui il ketchup. Niente, assaggiamo. Che poi mica lo so se queste cose vanno mangiate con il ketchup o meno, eh. Però vabbè. Che strane raga. Non capisco se mi piacciono o meno, sapete? Non credo che mi convincano. E comunque ho preso anche il sale, perché voglio mangiarmi queste pannocchie. Detta così. Comunque vi stavo a dire appunto che di tutto quanto quello che ho mangiato oggi, dei 3 fast food in cui ho mangiato, quindi Burger King, McDonald's e KFC, il KFC è quello che sicuramente ha meno scelta di tutti. E già gli altri avevano una scelta molto bassa. Però è pure vero che gli altri due sono tipo dei colossi del mondo fast food. KFC è più huge in America e in altre parti del mondo piuttosto che qua in Italia. Fra l'altro qua in Italia vorrei tantissimo che arrivasse Taco Bell. Non so se lo conoscete, è un fast food tipico che fa tacos e altre cose che voglio troppo provare. E sta in America e anche in altre parti del mondo. Ma noi boh, figli della merda. Metto il sale sulla mia pannocchia, sempre detta così. E niente, mangiamo. Io vi giuro raga, le pannocchie sono un casino per i denti, ma sono proprio troppo buone. E dà troppo senso KFC le faccia, perché KFC è famoso per il pollo del Kentucky. E in Kentucky ho tipo tipiche le pannocchie, quindi. E devo ammettere che sarei potuto essere molto più bravo in questa challenge, perché potevo evitare di prendere le patatine per pranzo. Vabbè, conto a mangiarlo qui a casa. Mangiare al McDonald's con poi altre persone che stanno mangiando le cose che tu ami, no, qualcosa di schifoso devo prenderlo. Decreto decisivo riguardo a queste pepite o questi bocconcini di patate. Di patate e cipolla non mi fanno impazzire. Infatti non credo che le finirò. Piuttosto penso che finirò questa e forse mangerò anche l'altra. Anche se in realtà forse perché non ho mangiato tanto tempo fa. E sarà che questo è mais, ma sono già... Sto bene. Detto questo, io e i miei denti sporchi di mais e questa pannocchia vi salutiamo, vi ringraziamo per aver visto questo video. Fatemi sapere se potete vedere altri video di questo genere. Mettete un pollice in su e commentate qua, ma soprattutto no. Iscrivetevi e andate a seguire su Instagram. Noi ci vediamo nel prossimo video e niente. Ciao!